schifo l'umanità, l'ho fatto davvero proprio schifo, soltanto per egoismo personale, cioè veramente una situazione di schifo totale, non se ne può più, tutti pensano a se stessi, nessuno pensa agli altri, cioè fa tutto totalmente schifo, non c'è più speranza del genere umano, basta, va creata una creatura che elimini chiunque è sulla faccia della terra, perché tanto comunque nessuno è salvabile, è uno schifo totale, non se ne può più, davvero uno schifo totale, basta. Basta, basta e basta, non se ne può più. Va creato per forza un qualcosa, perché così uccideremo tutti e ucciderò tutto il genere umano. E l'egoismo regna totale e ognuno pensa a sé, c'è un mangia-mangia generale, non è frasi comuni ma è andato di fatto, quindi non ci si può fare proprio nulla, o si crea qualcosa. Oppure ognuno si gode la vita come cerca di fare, è proprio meglio di se stesso. Così porteremo l'apocalisse. Bella la mia creaturina. Iruna. Uccidi tutti quelli che odio! Vai l'umanità! Pronto, Laura? Sono io, Roberto. Come stai? Ehi, ciao. Tutto bene, grazie a te. Qui tutto bene. Stavo facendo una passeggiata. Ascolta. Ma l'hai saputo? La morte di Cremenzio? Sì, proprio lui. L'ho sentito. Per quello che mi hanno detto è morto a causa di infarto. Cioè, una cosa assurda. Alla fine... Mi dispiace anche a me, però in fondo non mi stava così simpatico, quindi diciamo nell'ultimo periodo mi sono allontanata perché era molto negativo, si lamentava di tutti, di tutto, una cosa che faceva è dire cattiverie su tutti, diceva che il mondo doveva morire, queste cose qua, quindi cioè iniziava anche a fare strani rituali, non lo so. Scusa, in che senso strani rituali? Non lo so, quindi... ora devo andare che devo fare uno shooting. No, capisco. Dai, allora ci sentiamo. Sì. Ok, ciao. Pronto? Oi, Robè! Vuoi venire a festeggiare Halloween con noi? No, a me tanto di Halloween non me ne è mai fregato nulla. Non mi va bene. Cosa. Voglio fare altro. E vabbè, assolutamente. Sarà qua la prossima. Allora, Halloween? Non so se lo festeggio. Ma dai, ci sono tutti gli amici nostri. No, ma non mi va. E con Roberto, dai. Ma con lui non ci sento, però... cioè, non mi va. Tanto ora devo andare. Ciao. Ciao. Comunque lo shooting è andato bene, eh? Sì, è andato molto bene. Ciao. Ciao. Sono allucinazioni. No, non può essere vero.
No, 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 lasciami stare. Lasciami. Lasciami! No! No! Sia morto di infarto. Eppure stava bene. Non mi ha mai detto che stesse male di cuore, almeno da quello che so. Ciao Rosa, sì, lo so che è morta, sì, lo so. Vabbè, ma chi se ne frega, non possiamo rimandare a rovinare questa cosa. Oh dai, non per favore, ma devo sciogliere di Roberto, ma per favore. Sì, sì, ciao, ciao, lo so che è morta, e allora non lo so, ma a me non mi interessa, ciao, ciao. Pronto? Roberto, come stai? Sì, tutto bene, ma ti sento... Devo darti una notizia terribile! Sono dentro! Stai scherzando, dai, solo perché Halloween, su, non si fa questi scherzi, Ross, dai! No, non sto scherzando! Anche lei? Ma che sta succedendo? Non ci posso credere. Ci sentiamo dopo, va bene? Ciao! Di lutto? Ah, per Laura! Ho capito. No, no, davanti al lutto, perché le sulle mani io. Oh, mi raccomando, stai su, sii forte. Coraggio, Ciao, bello. Ciao. Mamma? Sei tu? Ti sei già mascherata? È presto ancora. Ma che cazzo è? Cazzo succede? Hai ragione, Roberto. Sono festeggiato. Che cazzo sei io? Ma che ma viene da te! Faccio! Puttaccio voi! Che cazzo sei? Vattene! Vai! Vattene via! Non mi tocca! Non mi tocca! Mozio deve sicuramente averci maledetto. Ecco perché delirava negli ultimi periodi. Avrà fatto sicuramente qualche rito voodoo, qualche... E se ora sono tutte le persone a lui vicino che moriranno, potrebbero morire anche gli altri, porca puttana, io devo assolutamente fare qualcosa. Io devo andare a avvertire gli altri. Lucrezia, ma quanto ci credi al paranormale? Al paranormale? Al paranormale. Io credo solo in questo cibo materiale. E? Guarda, mi sa che state sottovalutando troppo la situazione, Luca. Guarda, secondo me qua succede un casino. Qua c'è una sensazione strana, non mi piace. Hai controllato se
dai, su! Non litigare, dai, stiamo qua per festeggiare, su! È lei che sta insiste con queste cose, io non voglio sapere niente, non voglio sapere niente, non mi schiato, non voglio sapere in cazzo. Voglio solo mangiare. Ma se succede qualcosa, sì, questo, vai al bagno! Basta, basta urlare, dai, stiamo qua, divertimosi, pensiamo a stasera, divertimosi. Non pensiamo a nient'altro e via, dai, guarda per ben di Dio che c'avemo. C'è state pure voi, che altro si può volere? Scusate. Vabbè, senti chi parla. Vabbè, se succede qualcosa che strano, ma no, non me dica me. Per me avete visto troppi film. Ma più di chi? Pronto. Cosa? Anche Manu è stato ucciso! Non è possibile! No, no, devo assolutamente fare qualcosa. Devo assolutamente avvisarli. Infatti qui per festeggiare Halloween. Vi ricordate di Cremonzio? Molto strano. Anzi, quello si codico da ricovero. Temo che ci abbia maledetti. Lo sapevo che... Ma per favore, ma te devi fare influenza da... Ascoltami! Io non ti ascolto proprio, devi fare lo strambolo tutto solo. Senti, tu non vuoi... Ma fammi spiegare un attimo. Sentiamo. Non sto scherzando. Rosa, lui è sempre stato tipo strano, lo ammetto. Paradossalmente, prima è morta Laura e poi mi chiamano ed è morto anche Manuel. Paradossalmente, stanno cominciando a morire le persone che lui conosceva. E una volta che saranno morte le persone a lui vicine, moriranno sicuramente altri. Ne sono sicuro, è colpa di Cremonzio. Oh, cosa cacchio ti avevo detto? Brava! Secondo me dobbiamo stasera smettere di festeggiare. No. Sì, no, e no, dobbiamo metterci al riparo. Forse tu non hai capito. Ma che stai? No. Senti, io lo sto dicendo per il vostro bene, lo vuoi capire o no? Il nostro bene lo sai qual è? Che tu adesso prendi e te ne esci di fuori. A me non mi interessa un cazzo, prendi, esci e vaffanculo. Oddio! Io lo sto dicendo per il vostro bene! Bene, bene, ok, abbiamo... No, abbiamo stabilito su di noi. Abbiamo due le bottiglie, non abbiamo letto la commenza. Eh sì, ha parlato l'alcolizzato, no? Aspetta, è andata via la luce. Chi va a vedere fuori? Perché è un'altra volta che sta facendo questo. La radio già finito di... Ecco, io ve l'avevo detto, senti, facce pure. Sì, infatti lo vedo. Sì, ma io te l'avevo appresso, non te l'avevo solo. E tu? Perché stai qua? Mica dovevo lasciarti venire te qua da solo. E allora, visto che abbiamo la luna, il cielo, questo posto abbastanza scuro, la musica prima o poi arriverà, tornerà, quindi lasciamoli divertire tutti quanti lì dentro e noi ci divertiamo qui fuori. Ma infatti la mia proposta era creiamo la nostra musica qua. Appunto. Ora sì. Oddio, chi è? Ma tu sei quello stronzo di Roberto! Oh, ma te vogliono scherzi da fa questi? Oh! Il mio fidanzato! E te l'avevo detto, cazzo!
fratella, avevo detto. No, 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 no. È morta la mia migliore amica. Tutto perché un tizio nero con una dannata maschera scheletrica, che tra parentesi mi sembrava anche familiare. Come? In che senso, scusa? Che vuol dire familiare? Se non ricordo male, Cremonzio mi aveva mostrato una sottospecie di bambola. Sono orgoglioso di questa bambola, cambierà il mondo. Ma che è sto schifo? Mi renderà liberi dalla malvagità e dalla feccia. Ci libererà dal male. Tu non stai a... schifo della società. Cambia spacciatore a te e alla bambola. Ma cosa c'è di male? Guarda, è così. Cioè, tu non puoi capire l'ingegno. No, io infatti non capisco perché tua madre ti ha messo al mondo. Sì, sono certa che era la stessa identica faccia. Che quell'entità che ci sta accoppando aveva l'aspetto di quel bambolotto che hai visto in mano di Cremonzio. Se effettivamente quell'essere potrebbe essere il bambolotto creato da Cremonzio, forse c'è un modo per sconfiggerlo. Adesso tutto torna, aspetta. Cremonzio è morto di infarto, paradossalmente. Quindi sicuramente avrà fatto qualche rituale in cui si è sacrificato se stesso. Avrà dato la sua anima, la sua vita. E dopo questo, quella creatura, o quell'essere, o quell'entità demoniaca, ha cominciato a uccidere. A uccidere ovviamente le persone a lui più vicino, le persone che più probabilmente odiava, che non ci sopportava. Ma se lui stesso ha creato quella cosa, forse, e dico forse, avrà anche creato o scritto un modo per eliminarla. Per indagare. Esatto. Andiamo a casa di Cremonzio. Vediamo se all'interno di casa sua ci potrebbe essere qualcosa. Qualsiasi cosa. Tu vai a trovare il diario, qualcosa, io ti staierò al mostro. È meglio di viverci. L'unica maniera per uccidere
So come uccidere la creatura! Lo crea! Nella camera di Cremozio ho trovato un foglio dove diceva che quella cazzo di creatura di merda, quando ha ucciso tante persone, ha bisogno poi di riposarsi. E mentre si riposa si trasforma nuovamente nel bambolotto. E solo in quel caso, se pugnalato, sì, e si può uccidere. Lucre, sbrigati! Ti sta arrivando stronzone! Lucre, andiamo! Non importa, tu vai! Del cazzo! Ci hai fatto passare le pene dell'inferno! Bastardo! E non tornare mai più. Ma è l'alba. Ma la festa continua ancora oppure no?